forti quelle notti, ragazzi. Eh sì, c'ero anch'io. Un povero pastore che ogni notte con le sue pecore dorme nel freddo e nel gelo. Pensate, ogni giorno, quando entriamo in città alle 3:30, la gente ci schiva perché puzziamo tantissimo. Ci siete mai stati in un'ovile? Ecco, l'odore è lo stesso. Eppure il Signore ha scelto me e i miei compagni pastori. Una luce nel cielo notturno, come un'esplosione, una nascita di un nuovo sole durante la notte. Che paura, ragazzi. Però poi una voce soave, ma anche dolce, ci disse: non temete. Oggi vi annuncio una grande gioia per voi e per il popolo. Nella città di Davide è nato un nuovo Salvatore, che è Cristo Signore. Andate, troverete un bambino in fasce in una mangiatoia. Allora ci siamo mossi, noi e le pecore, per andare a trovare questo nuovo re. Pensavamo di trovarci davanti ad una grandissima reggia, ad un grande castello, e invece davanti a noi c'era una semplice mangiatoia, dove ogni giorno mangiano il fieno le pecore, e i buoi e le mucche. Sono tornato indietro con una gioia immensa nel mio cuore. Non avevo mai provato una gioia del genere. Eppure la puzza che avevo addosso era la stessa di ogni giorno. Anche il freddo era terribile. Oggi, ragazzi, che è Natale, voglio che anche voi riusciate a provare le stesse emozioni che ho provato io quella notte. Ma non soltanto oggi, ogni giorno dell'anno. La gioia del Natale rimanga nel tuo cuore e nella tua famiglia.